Allora, buonasera a tutti. Grazie. Eh, siamo qui per l'ultimo appuntamento, quindi chiudiamo l'anno in bellezza, in realtà come abbiamo fatto già l'anno scorso. L'anno scorso eravamo qui a chiudere il, la programmazione invernale del museo ed eravamo con, eh, con Luigi Bettazzi, che ci fa piacere tanto, tantissimo ricordare perché è una figura fondamentale per la Chiesa e una figura fondamentale anche in realtà sulle vite di tante. Eh, delle persone che vedo qui, che vedo qui oggi. Eh, la, la nuova programmazione del museo che si conclude oggi è 900, una programmazione che affronta alcune figure fondamentali nella storia e nella chiesa del Novecento, ma vi anticipo già che non finisce qua, perché eh, è una rassegna che, 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 pa che parte con Giorgio Lapira attraversa Don Primo Mazzolari, oggi parliamo di, di un'altra figura straordinaria, Don Tonino Bello, ma eh, il programma iniziale era di parlare di altre due persone di cui sicuramente parleremo nel 2024, eh, che sono Don Lorenzo Milani e Davide Maria Turoldo, cioè due figure che purtroppo sono rimaste fuori dal 2023 ma torneranno a brevissimo. E chiudiamo davvero in bellezza, <ride> chiudiamo con eh, il nostro arcivescovo, eh, il nostro arcivescovo, più che presidente della CEI perché ovviamente è un ruolo importantissimo, ma... Abbiamo parlato di prossimità prima e quindi questa è la, la figura che sentiamo più vicina. Ehm, questi nomi non sono nomi scelti a caso, sono dei nomi che in qualche modo eh, rilevanti per come hanno interpretato la loro missione di, di, di uomini, di sacerdoti, la loro missione all'interno della Chiesa, hanno molto a che vedere con quello che Donalin Tomarella ha fatto e ha vissuto nella sua storia, anche anticipando molto e insomma, non sempre con la, la tranquillità, ma sempre con quell'inquietudine che, eh, che, che denota le, le grandi figure della storia e della Chiesa. Sono anche figure che in qualche modo, abbiamo capito, si sono intrecciate o possono essersi conosciute, ma grazie alla, alla storia, agli storici cercheremo di approfondire anche questi passaggi. E sicuramente una, la figura di cui parliamo questa sera è stata a Bologna. Eh, in anni in cui Don Marella era nel pieno della sua attività eh, e ne parliamo subito eh, entrando no, in questo spaccato bolognese no, di Don Tonino Bello, il vescovo Antonio Bello. Dunque, innanzitutto, grazie, grazie al museo perché eh, ci aiuta a riflettere a, non, a capire l'eredità del Novecento, ormai eh, siamo già abbondantemente. Nel, nel, nel terzo millennio eh, non so se eh, con tanta consapevolezza rispetto all'eredità del novecento eh, qualche volta ho un po' l'impressione che al contrario la, abbiamo, dimentichiamo alcune lezioni non so per esempio che ci sia eh, un'abbondante spinta per il riarmo dopo che per la, la tragedia della prima e della seconda guerra mondiale, così offriva tanta consapevolezza della necessità, delle, della di quanto è fondamentale il disarmo, e vuol dire che, che o che perdiamo la memoria o che questa è rimane soltanto legata al contingente, quindi è pericolosa, perché finisce il contingente, finisce la memoria e uno ricomincia a parlare. Con uh, troppa facilità, del, che è indispensabile il riarmo. Faccio soltanto per fare un esempio: non so, anche per dire certe forme di antisemitismo, che mh, eh, non possono essere messe in nessun modo eh, in, eh, in discussione, la, 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 la fermezza, diciamo, della condanna dell'antisemitismo, eh, da problemi. Che, che pure non, non, non ci sono importanti, come quello che sta accadendo in Terra Santa, eh, ma direi la tragedia del, dell'Olocausto e anche quindi il riemergere di tanti, eh, di tanti eh, semi dell'antisemitismo, no? eh, ecco. Quindi, ripensare, e anche certe figure che poi sono legate anche alla nostra vita. Dopo sentiremo direttamente da un importante testimone diretto eh, che Don Torino Bello Bolognese comunque ogni tanto lo ha, lo ha incrociato, eh, che è Don Domenico. Eh, e poi non so, penso anch'io, ricordato quando sono venuto, mi sono ricordato subito la serata di appunto un anno fa con eh, Don Luigi Bettazzi, quasi prete secolare che si candidava a diventare finalmente un prete secolare. E con la, il desiderio di comunicare, per esempio, la, 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 la Chiesa del Concilio, di, di aiutarci a, a, a capirla, oltretutto che anche a gustarla attraverso la sua, i suoi racconti, le sue osservazioni, no? ma anche proprio a dire: guardate, ancora dobbiamo capirla, la Chiesa del Concilio. Eh, secondo Papa Francesco, il Concilio si capisce dopo 70-90 anni e dice comunque sia, ci siamo quasi. Quindi speriamo di riuscire finalmente a capire che cosa è stato il Concilio e soprattutto a viverlo: no? cioè, a mettere in pratica quella stagione eh, straordinaria che Don Luigi ha vissuto e ci ha consegnato con tutta la sua vita, no? Cioè, che non è soltanto. Come dire, alcune spiegazioni o alcuni ricordi, no? ma è soprattutto per tutta la sua vita, tutte le sue scelte di vescovo, di, di credente, di cittadino, eh, di eh, eh, operatore di pace con cui ha vissuto eh, tutti questi anni eh, del, del concilio. Eh, ecco. Per cui speriamo anche che questo, queste, serie di, queste persone, queste, questi, questi riferimenti eh, così importanti siano davvero una, un incoraggiamento, una, una consapevolezza, ci aiutino insomma ad affrontare le sfide di oggi eh, con, questa, eh, eh, con, que con questa sapienza, no? Eh, anche con questa passione che, quel, che questi testimoni, tra cui appunto anche Don Tonino Bello, che ricordiamo perché ci sono anche gli anniversari, quest'anno era, eh, erano 30 anni dalla sua morte, mentre appunto Don Milani erano 100 anni dalla sua nascita, eh, a me ha colpito, nasceva eh, la, Don Milani e veniva ucciso eh, Don Minzoni, no? eh, poi appunto i 30 anni... Caspita, di Don Tonio Bello e di Padre Pino Puglisi diciamo, eh, io sono prete da 41 anni eh, non lo, lo domanda Don Domenico da quanti anni è prete è meglio non chiederlo eh, però appunto diciamo così eh, sarebbe stato a Palermo mio padre spirituale o facilmente un padre spirituale se io fossi stato a Palermo lui per, in realtà si è occupato, Padre Pino Puglisi per la maggior parte del, del, delle vocazioni No? Eh, e anche lo, lo ricordo, la ricordo perché è un altro testimone eh, diciamo così del, co, coetanea anche quasi anzi quasi coetanea che è Anna Lena Tonelli eh, di cui anche tanto è legato anche un po' alle nostre chiese e alla, alla nostra regione ecco allora Don Tonino Bello è ha una radice bolognese, eh, devo leggere che così faccio prima, perché, so, perché poi c'è un sacco di domande lei, eh. Eh, ha una radice bolognese, ora questo qualche volta ci abbiamo un po' di provincialismo, eh. ah, allora va bene, dico, Che discorso non è che. ma casomai, anzi forse direi per cioè, certi anche un po' al contrario. Cioè dire in fondo eh, ci aiuta anche a capire la ricchezza della, della storia della Chiesa di Bologna e anche ad allargarci, non a stringerci, dico, non a, a chiuderci, ma a capire come anche quegli anni della Chiesa di Bologna coincidevano con gli anni del Cardinale Del Caro in particolare, sono stati anni di una, che, hanno, che hanno, hanno preparato il Concilio e hanno applicato il Concilio e anche da cui tanti, eh, tanti tesori arrivano fino a noi. Eh, vorrei ricordare eh, insieme eh, un altro prete più che secolare, mh, che è Don Giulio Malaguti, eh, che purtroppo ci ha lasciato pochi giorni fa, e che anche, la cui vita è anche molto intrecciata diciamo, a, a quelli di cui abbiamo ricordato prima. Eh, a parte credo perché Don Tonino Bello era piccolo, Don Tonino Bello era del, del 36 mi sembra, se non sbaglio, del, 36. mi sembra del 36, non vorrei sbagliarmi, eh. Eh, è piccolo nel senso che è morto giovanissimo, eh. lo dico anche pensando appunto quanti, eh, diciamo, quanti anni di, di rubati dalla malattia, no? era piccolo appunto rispetto a Don Giulio Malaguti che era del 22. Quindi era eh, già nato prima di, eh, di Don Lorenzo Milani, anche lui, peraltro, molto giovanissimo, eh, eh, perché Don Tonino Bello arriva nel 53, nel settembre del 53, e quindi, quest'anno sono 70 anni. Che viene inviato a Bologna dal suo vescovo, che era un certo Monsignor Ruotolo. Come alunno del seminario Onarmo per la formazione dei cappellani sul lavoro. E qui sarebbe un discorso lungo sull'Onarmo, Monsignor Baldelli, quegli anni, e anche che cos'erano i cappellani sul lavoro. Eh, noi, che abbiamo avuto di cappellani che si occupassero proprio soltanto sul lavoro,. Ehm, c'era forse qualcuno che, che stava alle ferrovie, credo. Ed un libero, per esempio. Eh, cioè, erano, era, quindi parliamo di dieci anni quasi prima del Concilio, eh, anzi anche di più, 15-20 anni prima del Concilio. Ed era tutta la, la grande domanda eh, del, per esempio, del rapporto sul, col mondo, l, con gli operai. Eh, L'esperienza di riferimento più importante è quella in Francia, eh, dei cosiddetti preti operai, esperienza che nasce eh, tra i preti che erano stati poi portati nei campi di concentramento eh, al ritorno e poi, o, o durante proprio gli anni della guerra. Eh, sono in particolare due, due preti che parlano della scristianizzazione della Francia. Eh, parliamo appunto di eh, 80 anni fa. E guardate che ormai quasi 90 anni fa Mazzolari parlava dei lontani. Eh, poi noi con, diciamo ancora con fatica usciamo dalla, dalla categoria in cui diciamo così, però gli altri stanno con noi, che poi in fondo in fondo è anche un'idea. Se sono lontani, eh, se se ne sono andati, è perché eh, è colpa loro, eh, diciamo così, no? E, e quindi non ci sentiamo ancora oggi faticosamente interrogati da, dal fatto che, eh, perché sono lontani. Poi direbbe Papa Francesco con le sue iperboli, ormai sono tutti, sono tutti lontani e ci sono pochi vicini, diciamo così. Però poi in fondo, in fondo, pensiamo che, insomma, siamo noi, come dire, ci ancora, facciamo fatica a dire anche che sono tutti lontani, ragazzi, forse bisogna darsi da fare, cioè, a maggior ragione, no? Ecco, quando Mazzolari parlava dei lontani in un regime ancora di grande cristianità, cioè in cui effettivamente, diciamo, la Chiesa era la maggioranza, ma una maggioranza consistente, no? E lui si interrogava di, di, di quelli che appunto non, non eh, si erano, si interrogava sul perché si erano allontanati e di come ri, a, 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 parlare con tutti. Eh, uno che aveva molto questa sensibilità era Paolo VI, che non soltanto non condannava, ma diceva: Se sono andati è per colpa nostra. E la lontananza è come la richiesta di una vicinanza. Cioè rovesciava i termini, quindi non soltanto non, non giudicava, ma quella lontananza è una richiesta a noi. Guardate, è poi il Concilio ed è l'Evangelicaudium, eh? eh, dove Papa Francesco ci invita ad andare a riparlare con tutti, eh, di, 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 di non chiudere le porte a nessuno, il famoso problema delle dogane, no? Ecco. Perché sente il fatto che la Chiesa vive per loro, non per se stessi. No? Eh, ecco. Finisco sulla Francia, paese di missione. Mm, forse qualcuno si ricorda come, come figura il Cardinal Soir, che, che ha ispirato un, un romanzo che all'epoca era molto importante, anche in quegli anni. Eh, diciamo così, è stato molto letto da questa generazione, che è un romanzo di Césbron: eh, I Santi vanno all'inferno. Eh, poi guardate, sono tanti, tanti pezzi, non so, per certi versi: Le Piccole sorelle di Gesù, e tutto il mondo diciamo che si è ispirato a Charles de Foucault, eh, René Voyaume l'idea della condivisione, eh, del, del vivere dentro, no? Eh, da noi, per esempio, questo sì, ci sono diversi eh, preti che sono cresciuti con la spiritualità del Prado e questa spiritualità del Prado è, è molto legata a quella di René Voyon, per certi versi, e dei piccoli fratelli, no? Cioè, di stare in mezzo alla gente, di, 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 di condividerne. Ecco. Ehm, ehm, allora, Lonarmo forse non aveva questa, diciamo, era ancora in un'idea molto di, di presenza, ma si poneva il problema che il mondo operaio stava da un'altra parte e che quindi i vedi dovevano stare in mezzo a loro, no? E quindi i cappellani del lavoro la cui parrocchia non era appunto territoriale ma era la fabbrica era l'azienda e, e questo in un una idea, una idea. Punto, diciamo di territorio, di parrocchia era una pastorale diversa, era un modo diverso di di, di, eh, di annunciare il Vangelo eh? ecco, Tonino Bello nasce in questo mondo qui vado avanti rapidamente non, scusate segue, è chiaro che frequenta come esterno il quadriennio teologico presso il seminario regionale Benedetto XV insieme ai seminaristi del dell'ONARMO. Lui è stato ordinato prete nel 57 a Ugento e rimane ancora nel seminario bolognese per un anno e mezzo, svolgendo un po' di ministero tra i lavoratori e segue la licenza in teologia. A Venegono, poi dopodiché torna a, eh, a, a Ugento, comincia a fare il parroco, eccetera. Eh, cito soltanto perché credo che sia importante, forse poi, Don Domenico lo dirà: che il, il, il seminario, quello che sta via Valle Verde per intenderci, no? eh, era, mh, aveva un rettore importante che fu anche tanto importante per. Per Don Tolino Bello, che si chiamava Don Angelo Magagnoli, molto importante. E poi c'erano questo Don Filippo Cremonini, rettore del santuario della Visitazione in Via Lame, e capellano della manifattura tabacchi. E Don Alessandro Barozzi, parroco alla pietà, diciamo predecessore, quindi Don Tiziano, l'ultimo insomma. Eh, vabbè, basta. Eh, la cosa importante è che lui ha respirato molto del, del clima del Cardinale Ercaro. Eh, quindi anche del, del senso anche missionario che il del Cardinale Ercaro verso la città di Bologna. Eh, eh, abbiamo. Eh, forse uno dei suoi compagni dell'epoca, che forse qualcuno conosce, che è Sancini, eh, ha conservato dei disegni di, di Lontorino Bello. Eh, perché glieli aveva lasciati. Era una, poi Lontorino Bello. I suoi disegni, molto, perché Lontorino Bello era, era eh, eh, diciamo così, eclettico, molto eclettico. Eh, a parte un grande sportivo, cioè dice che proprio giocava a pallone seriamente, era uno molto, molto eh, eh, eclettico nel senso di, di, di studio, di, eh, a mio parere, è un grande poeta, cioè soprattutto le sue, le sue preghiere, c'è sempre un'immagine un po' poetica, un po' mistica, effettivamente, un grande mistico. E, e, affettivo no? e, e, e poi e lui veramente viveva quello che poi anche una certa banalizzazione a mio parere che è pericolosa sempre per tutti era il contemplativo no ecco, lui lo viveva davvero cioè era un uomo che stava eh, ore davanti eh, al, al santissimo e lavorava lì Proprio fisicamente si c'era il suo tavolino, lavorava lì, quando c'è molte cose l'ho fatta in ginocchio e poi soprattutto stava proprio nel. e poi era un uomo di, di appunto di grande attività. Ecco. Tutto nasce, Lonarmo, quindi le Caperani sul lavoro, eh, non so, per esempio, uno dei momenti più. La visita di Paolo VI, eh, il Natale del 68, proprio, no del 66 o 67 credo alle, eh, a Taranto agli al, altiforni di Taranto ecco quella quando lui celebrò il Natale con gli operai nella fabbrica ecco era una roba oggi a noi non ci sorprenderebbe tendenzialmente insomma, sembrerebbe ecco ed era immaginate che cosa voleva dire appunto eh, 70 anni fa una, qualcosa di fa Va dentro il mondo del lavoro, va dentro una, una, a celebrare il Natale con gli operai. Era proprio una. Eh, direi che questo è il collante di Rontorino di Bello. Allora, intanto grazie. E poi adesso faccio una cosa un po' atipica. Cioè, vorrei fare un gioco. Un gioco su, su delle parole. Vorrei attraversare un po' questa questa vicinanza che abbiamo cercato di, no, di tracciare anche in questo titolo tra Don Tonino Bello e la Fratelli Tutti, in realtà immagino che tutti quelli che conoscono, che hanno letto l'enciclica, che conoscono l'esperienza di Don Tonino Bello, abbiano trovato, abbiano trovato dei punti di, di grandissima risonanza. E, e allora arrivando qua oggi pensavo a quali potessero essere no, queste... Eh, questi tratti in comune, queste parole che possono aiutarci a intrecciare il, il percorso. E, e recentemente stavo ripartendo appunto da, da un libro, ce ne sono tantissimi, appunto, scritti su Don Tonino Bello, che riportano delle, tantissime omelie, per esempio. Particolari, straordinarie, nel senso che c'è questo livello altissimo questo livello. e poi c'è questo livello di grande quotidianità. Cioè, io avrei, sarei stata terrorizzata di partecipare a una messa di Tontonino Bello che magari diceva Tu, Gigi, perché ti sei allontanato? Quindi c'era proprio questa eh, estrema vicinanza al suo popolo, al suo popolo anche che si perdeva, a quei lontani che si sono allontanati e che in qualche modo lui eh, cercava di andare a recuperare. No? Con, eh, con quella vicinanza di chi si interroga del perché le persone si sono, si sono allontanate. E, e allora sul, su questo gioco delle parole possibili, quello che a me, eh, partirei intanto da una frase, eh, da, un, da una frase che ci aiuta a entrare su quella che è la prima parola, di cui abbiamo parlato anche due settimane fa, parlando di la Lapira, che è «pace» è la prima parola che io affronterei anche perché i tempi che stiamo vivendo diciamo che ci, ce la consegnano con grandissima attualità e, e parto intanto da una, una definizione che lui dà della parola pace una parola che tutti citiamo, di, di cui abusiamo spesso che non per tutti ha lo stesso significato, che spesso viene anche tirata no? come ci fa, ci fa più comodo eh, la pace per Don Tonino Bello più che una stella è pace eh, eh, sì, credo che sia una delle prime parole con cui viene ricordato Don Tonino eh, per il suo impegno, direi fino alla fine. Eh, L'immagine più chiara è eh, Don Tonino con la marcia dei 500 a Sarajevo nel 92. Lui è morto l'anno dopo, pochi mesi dopo. Eh, se voi andate a. C'è cioè la bandiera, ancora con tutte quante le altre firme che appunto venne portata, allora lì eh, quindi l'impegno per la pace è come Paci, eh, ma anche come grande testimone di, eh, di pace. Dopo le due cose proprio su quell'anno lì, sul 92, eh, direi: pace Eucaristia. Quindi la pace nasce dal, eh, da, da Gesù, eh, è lui la pace ed è lui che ci chiede di essere operatori di pace. E poi direi pace e giustizia, cioè eh, qui c'è un legame molto stretto con Fratelli Tutti, cioè, cioè la, la pace è non è, è appunto ovviamente diciamo, un auspicio, un iranismo, ma è un coinvolgimento, una lotta, una scelta, eh, è un coinvolgimento personale eh, e eh, la pace mai, mai sganciata dalla, dalle cause della guerra, no? per cui combattere l'operatore di pace vuol dire anche combattere le cause dei conflitti. Eh, eh, in questo senso credo che l'impegno di Don Tonino Ora, la Fratelli, tutti è una grande visione di pace e con alcune indicazioni molto chiare, cioè la condanna della guerra, una condanna eh, definitiva per certi versi, eh, come addirittura anche il, l, l, la conservazione delle stesse armi. No? Francesco è andato oltre non è soltanto il disarmo, ma anche. Il fatto che è peccaminoso conservare le armi nucleari, perché vuol dire conservare un potenziale distruttivo eh, che quindi è pericoloso. No? Eh, eh, quindi direi eh, l'impegno della pace legato, quindi tutt'altro che irenismo, eh, sempre legato a un coinvolgimento personale. Leggo questo, del, del, eh, nel dicembre del 92, dopo il viaggio a Sarajevo, per lui, eh, Don, Don Tonino, il, vive la giornata mondiale della pace del 93, l'ultima sua, che era, se vuoi la pace vai incontro ai poveri. E lui disse, è l'intronizzazione ufficiale dei poveri all'interno della coscienza ecclesiale diventare cooperatori coraggiosi di giustizia in un mondo ingiusto e fare due cose farci carico delle situazioni di miseria e combatterle questo l'ho trovato così intelligente e anche sempre appunto un po' poetico un po' con una, un uso molto intelligente delle parole non con gli offertori delle nostre eccedenze cioè il superfluo né con gli unatantum delle nostre obrazioni cioè, vabbè, una volta tanto te lo posso dare, però appunto una tantum, no? Eh, ma, continua lui, eh, con la richiesta perché cambino le regole del gioco economico, che penalizzano sempre i più poveri. Se non ci si convince che è urgente l'introduzione di un nuovo ordine economico internazionale, tutti gli sforzi per la pace saranno velleitari. Eh, direi l'ultima cosa notazione pace e non violenza questo lo univa anche molto per certi versi a, a Monsignor Bettazzi eh, cioè come atteggiamento interiore come, eh, 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 le, come le, le, il rifiuto di, dalla, dalla, eh, dal, dalla dal pregiudizio, dal, dal giudizio, no? la non violenza come un atteggiamento eh, spirituale e umano verso tutti. Eh, quindi eh, un rapporto strettissimo tra pace, tra pace e non violenza. Pace e non violenza, e ribaltiamo quello che abbiamo detto all'inizio, cioè questa corsa agli armamenti che c'è stata in questi, in questi ultimi anni, sembra che la storia davvero il Novecento non abbia insegnato nulla in questi, in questi ultimi mesi, davvero siamo completamente immersi anche in un, in questo, in un racconto anche molto bellicista, no? di, di, di una fase eh, pericolosa perché ci abituiamo e non ci sembra neanche più poi così... Terrificante, tutto così lontano finché, finché non tocca a noi. Eh, il disarmo è un impegno che, che è un impegno interno, ma è un impegno anche nel, nel nostro quotidiano. Eh, il disarmo deve essere qualcosa che, secondo Don Tonino, va, va affrontato. sì. Come cattolici, come persone che vivono il Vangelo, ma va affrontato anche nelle, ehm, nella vita di tutti i giorni, eh, va affrontato nelle scelte quotidiane, nelle scelte anche, come abbiamo detto prima, di disobbedienza civile che lui ha fatto, dall'impegno con Pax Christi al, appunto al suo impegno personale e la Chiesa da qualche anno parla anche appunto di, eh, di finanza etica, fatto, ha cominciato a fare delle scelte molto importanti anche la CEI cioè, no, di eh, investimenti finanziari orientati rispetto a quella eh, che è la, la dottrina sociale della Chiesa quindi dei grandissimi passi avanti in questi anni ci sono stati sicuramente in quella direzione ma il disarmo è un disarmo anche verbale e io qui vorrei parlare un po' del linguaggio perché la parola, la contemplazione, l'azione, ma anche tanto la, la parola, eh, gli scritti, il, il modo di esprimersi di Don Tonino Bello è sempre molto eh, ricercato, orientato a scegliere parole con grande cura. Il fatto di definire la parola pace come una galassia e non come no, una, una sola stella eh, ci fa capire appunto eh, con quanta cura, con quanta attenzione scegliesse ogni eh, parola che finiva nelle sue om omelie, nei, nei suoi discorsi, eh, che poi davano appunto forma anche alla la sua azione e quindi l'impegno per il disarmo dei, di tutti noi, in realtà. Eh, sul, su questo, sulle parole, indubbiamente, appunto, aggiungo sempre con quel carattere spirituale, cioè sapeva unire effettivamente una lettura spirituale molto materiale, molto concreta, no? eh, con delle immagini davvero poetiche, no? eh, la chiesa del grembiule. Non è un punto così, eh, da, 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 eh, per, per il, ma c'è tutta una sapienza spirituale che è dietro a questo e, e che questa esprime, no? che, che aiuta anche, anche, anche a comprendere. Il problema del disarmo delle parole, caspita quanto è importante, eh, che vuol dire il rispetto, la conoscenza. Perché per esempio direi che noi anche qui assistiamo pericolosamente a un, uh, un riarmo anche delle parole. Io per mia fortuna, per mia scelta soprattutto e credo anche per mia fortuna, non ho nessun approccio con i social, eh, tranne Whatsapp, che però pare insomma, che sia un social talmente light. Che è proprio tipo, tipo una lanciata nei confronti del, del, <coughs> dell'uso dei social. Che indubbiamente, per esempio, induce tantissimo a una violenza nel linguaggio eh, che poi diventa terribile. No? Eh, io non so eh, se. Adesso è partita, è cambiata. Verrà la nuova dire, eh, dirigente della Polizia Postale. E eh, l'uso della parola mh, proprio eh, le, le, che poi diventa eh, quello che si, si chiamerebbe lo stalkeraggio, quello che il. il non so, per esempio, la cosa del, dell'induzione al suicidio, no? Oppure per esempio appunto la. la la, la denigrazione della debolezza degli altri, cioè l'uso della parola proprio per colpire, no? per, per, mm. ehm, 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 per umiliare. Ehm, e la, questa progressiva idea di polarizzazione, di schierarsi senza capire, forse è proprio una delle, delle conseguenze più pericolose, indubbiamente. Perché. E perché manca, fa mancare il rispetto, la conoscenza, l'attenzione verso gli altri. Diciamo così, qui si, si scambia un po' di buona educazione, anche verbale, eh, con ipocrisia. Mentre al contrario, adesso per intenderci, no? io ti, 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 ti dico quello che penso, ma devi pensare però prima di dirlo, questo è il problema. E molte volte, diciamo, ti dico quello che penso nel senso... Digitale, eh, superficiale, emotivo, no? eh, passionale nel senso più, eh, più epidermico del termine no? e quindi è pericolosissimo, eh, cioè, mh, insomma, c'è un di un del, 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 del fascismo eh, pericoloso, a mio parere, proprio eh, in questo quest atteggiamento, perché mh, cui appunto me ne frego, lascia anche da questo, eh. cioè io no, io vado dritto. Cioè, come dire, eh, come una, eh, una determinazione eh, e invece, come dire, la, 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 il pensare, la riflessione, l'attenzione, la complessità, eh, se, diciamo così, sembrava una roba da, da vecchi liberali bagucchi che. La, la forza giovanile, la passione diciamo, del, 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 del cambiare tutto, che è stato uno dei motivi. Il, il fascismo e il nazismo sono una roba di grande modernità, eh, di grande forza contro diciamo, le ipocrisie eh, 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 intellettuali no? eh, di una, una certa cultura che, che veniva vista come eh, vecchia, come, come addirittura un freno. No? Ecco. Eh, poi oh, peraltro noi siamo, eh, abbiamo un maestro che ci ha detto che chi dice pazzo a suo fratello eh, è un omicida e mica ha detto per dirlo, cioè, poi fai come le pare. Chi dice pazzo a suo fratello è un omicida. Cioè noi diciamo mh, eh, il, il, il nostro ma maestro eh, ci impone un'attenzione del verso l'altro, eh, insomma. Non, le iperboli cioè, di, di, sono, come dire, ci, ci chiedono delle, 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 diciamo, di disarmare. Voi eh, prendete Giacomo, no? la lingua. Eh, le parole delle lettere di Giacomo sulla lingua sono, sono durissime, no? sul, sono molto ferme no? sul male che la lingua può fare. Ora. Allora, ho l'impressione che abbiamo di molto abbassato la soglia di guardia, e il rischio che, diciamo così, che certe terminologie o certi uso, usi violenti e rozzi, io direi ignoranti, cioè è come quando si dice quello, quello è un discorso da bar, appunto. Cioè tendenzialmente te dovresti vergognare. Che tu trasferisci in barra nella politica, lascia la barra, e la politica è una cosa che dovrebbe avere anche, deve avere anche, no? e eh, ovviamente da parte di tutti. No? Eh, per cui è un po' preoccupante. Direi che l'attenzione appunto al, al rispetto, che tutto l'uso, come tu dicevi, delle parole eh, di, 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 di Don Tonino. Ci, ci ricorda e anche qui un po' la, la scelta della non violenza come anche nel senso del verbale, del, 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 del linguaggio, che non deve, deve rifiutare ogni forma di, di bellicismo, deve essere davvero disarmato. Torneremo a breve su alcune parole citate, però non so se lei lo sa, ma in realtà c'è su, su Facebook e sui social, c'è Zuppi che fa cose, c'è una, <ride> una pagina molto interessante che te la segue allora. e, mi giro e ci sta, figure, è bellissimo perché funziona così vuol dire che, che va bene, che qualcuno vuole bene. bene Purtroppo non è manco difficile, diciamo, se sì. eh, mi giro... Mi No, e, e parlando appunto di, di, dei social e di quanto siano un, un meccanismo di propagazione anche di una violenza verbale che poi non è detto che non diventi anche una violenza concreta nella realtà, perché quando ci si immerge in questo no, inquinamento del pensiero poi eh, non, non sappiamo eh, controllare quelle, le conseguenze di... Eh, di questo. Eh, anche in appuntamenti precedenti in questo museo abbiamo parlato di un'esperienza molto bella che mi fa piacere citare, che è quella del manifesto della comunicazione non ostile, quindi un decalogo che negli ultimi 10-15 anni è stato sviluppato in modo collettivo, parte da Trieste, ma ci sono stati molti contributi di eh, giornalisti, autori, sacerdoti, educatori, eh, scrittori che hanno ragionato proprio sul potere della lingua, su come le parole e la lingua non, non debbano essere un'arma perché possono essere un'arma ma su come eh, questa consapevolezza che noi dobbiamo mettere la cura nella scelta delle parole dei nostri comportamenti soprattutto online sia fondamentale perché appunto c'è un meccanismo di propagazione che è davvero molto più veloce quindi anche molto più pericoloso e meno controllabile soprattutto sulle persone eh, più vulnerabili e, e sui social, ma in generale anche nella chiacchiera da bar, quanto è più facile prendersela con le persone più vulnerabili? No? Come abbiamo detto, sono il bersaglio perfetto, sono il bersaglio ideale. E ciclicamente, poi nella storia c'è sempre qualcuno più, eh, più vulnerabile o più odiato in una fase della storia, qualcuno più scartato. E, e scelgo questa parola appunto dello scartato, degli scartati, perché è una parola scelta sia da Don Tonino Bello che eh, da Papa Francesco ovviamente all'interno della, della Fratelli Tutti e noi viviamo davvero in questo momento in una cultura dello scarto che riguarda sia eh, l'ambiente ma riguarda spesso gli esseri umani. Eh, direi proprio di sì, aggiungerei al discorso di prima l'anonimato, cioè eh, il mondo digitale fa una cosa che è terribile perché per certi versi ti garantisce l'anonimato come dire, puoi prendere a schiaffi uno, sputargli in faccia e pensare di essere invisibile. No? E guardate che questo poi qualche volta, diciamo come diceva prima Claudia cioè il vero e il verosimile, eh, molte volte poi si fa fatica, si confondono, eh. poi certe anche abitudini, poi a un certo punto che magari sono davanti alla tastiera o davanti a quel mondo. Eh, però dove c'è tutto il mondo peraltro quindi eh, in realtà è eh, anche molto vero non è soltanto verosimile poi magari non me ne rendo conto non mi rendo conto delle conseguenze non mi rendo conto no, del, del... questo tanti anni fa mi colpì, alla... stavo ancora nella mia prima parrocchia e eh, successe un pasticcio al gruppo dei, dei giovani perché eh, non era il primo Facebook, forse già il Facebook quanti anni ci avrà, ormai 20 anni, forse anche di più ormai, una ventina d'anni, eh, due ragazzi si erano detti di tutti i colori via Facebook. Per cui, giustamente, l'educatrice, l'educatore, era una donna, l'educatrice, l'ha presa e ha detto, ma scusa, ma che se... Che e loro, diciamo... Mh, Cominciavano a capire che effettivamente poi, ma io l'ho detto così, cioè, capito, delle cose terribili per, di cui valutiamo di meno l'impatto. Cioè, io ti dico davanti, guardando negli occhi, non so se eccetera, insomma, mh, ho la reazione. Ca capisco, sono anche per certi versi costretto a moderarmi o comunque sia a, a relativizzarmi sugli altri. Via internet scrivo e peraltro sono le cose peggiori che sono quelle che restano all'altro e anche sempre quello che, che certe cose che, che ci vengono dette ce le ricordiamo spesso anche tutta la vita e ci segnano profondissimamente no? in questo senso, non c'è l'oblio, niente, non c'è oblio. In oblio, per cui certe fesserie che uno, che, che uno dice, eh, non so se vi ricordate, qualche tempo fa ci fu, no, perché quella, quando c'era 18 anni, disse che, eh, che quello era un negro, era quindi cioè, razzista, no? E so, io non voglio giustificare, diciamo così, però a 18 anni si un sacco di gastronerie, anche dopo, eh, anche a 68 sempre quello, però voglio dire mh, che tu, la tua vita sia segnata alla gastroneria che tu hai detto a 18 anni, io non dite parecchio, che visto anche, anche in tempi più recenti, no? e, mh, diventa terribile, insomma, comunque appunto il discorso dell'anonimato. Sullo scartato è un, potrebbe essere sicuramente una, una, una di quelle tante parole... Eh, diciamo così che, eh, che Papa Francesco usa e che dice ma questo è proprio quello che dicevo io, questo era proprio quello che volevo dire io, cioè di tante parole, che, di un linguaggio, eh, a mio parere di cui dobbiamo eh, davvero uno dei tanti tesori di Papa Francesco, eh, non soltanto eh, accessibile, profondo e semplice allo stesso tempo, eh, molto immediato, molto diretto che diciamo così, che, e però allo stesso tempo con tanta profondità, per cui effettivamente è appunto scartato. E guardate che mi sembra che sia anche questo una delle ricchezze e dei doni di, di Don Tonino Bello, del suo scrivere, proprio della sua capacità di, eh, di, di comunicazione. No? E sullo scarto non dimentichiamo però chi è che scarta, cioè non è che è uno scarto è che è, andato, è inciampato, si è fatto male e si è scartato, lo scarto corrisponde a un incarto, diciamo, o a una perdita di significato, di valore, no? all'incapacità di dare valore. E eh, Papa Francesco direi in questo anche tanto simile appunto a Don Tonino Bello eh, ci dice perché avviene questo, qual è la mentalità che produce gli scarti? Eh, che sistema è quello che, per cui la vita a un certo punto non vale più, no? Eh, e credo che appunto, legge allora quello che Dottorino Bello ha tirato fuori di Petri Scarto, eh, che appunto, la, quindi non è così un'invenzione letteraria, eh, ma ci aiuta eh, come dire, a, a capire le, le responsabilità, e quindi anche a di stare da parte degli scartati o capire quanto la vita non è mai scartata e sempre ha un valore enorme. scusate c'è una serie di lettere che Don Tonino scrive che hanno in comune appunto i destinatari. I destinatari sono questi invisibili, questi scartati che ogni volta cambiano, cambiano nome, coloro che si sentono falliti, coloro che non trovano pace. Ai eh, drop out aveva scoperto questa parola in quel momento eh, che poi è diventata di uso più comune, coloro che soffrono nel corpo. Ehm, ai giovani disoccupati, quindi aveva cominciato a definire tutta una serie di, di, di persone che si sentivano a un certo punto ai margini invisibili, eh, allontanati e scartati e, e quella che mi ha colpito di più è eh, la lettera coloro che non contano niente, che già avere il coraggio di, di pronunciare questa cosa che sembra una condanna ma in realtà è un'accusa nei confronti di, eh, di un mondo, di una società che consente di classificare delle persone come coloro che non contano. Eh, non contano niente e, e scrive appunto in questa lettera eh, carissimi sono un po' triste perché so che questa lettera forse non la leggerete quindi comincia con questa consapevolezza quelli che non contano niente infatti di solito i giornali non li comprano quindi parliamo già con degli interlocutori che non utilizzano gli stessi canali voi non fate storia qualche volta fate cronaca e quasi sempre cronaca nera che è anche l'esperienza che noi vediamo no eh, e voi non fate storia, non perché non sappiate parlare, e anche quando vi sentite bruciare dentro le ingiustizie della terra, le parole vi muoiono in bocca. Voi appartenete al mondo sommerso della città. E qui introduce un tema che è quello, del, eh, credo, dell'impegno politico perché eh, descrive una situazione di persone che sono in qualche modo, na modo nate e condannate all'irrilevanza all'interno della, della società, coloro che appartengono a quel mondo sommerso che poi spesso non ci fa neanche comodo vedere. E tutto quello che muta nella società eh, muta quasi sempre nella superficie, come succede sul mare. Oggi è Scirocco e le onde vanno di qua, domani è Tramontana e le onde sbattono di là, quindi c'è questo grandissimo movimento. Ma i fondali rimangono sempre inalterati. Quindi, le, ehm, le cause vere che rendono l'invisibilità di queste persone una grandissima ingiustizia che viviamo, in qualche modo è come se non fossero sufficientemente rilevanti neanche per i decisori. Pubblici. E qui c'è l'altro grande tema che è quello del, della politica, del ruolo della politica e dell'impegno politico soprattutto dei, dei cristiani, che è quest'altro ponte fondamentale tra eh, l'esempio di Don Tonino e eh, il, la grande rilevanza che all'interno della Fratelli Tutti eh, ricopre questo capitolo, cioè riprendere uno spazio e ridare centralità a una visione etica sociale cristiana e politica stessa. Qui forse conviene proprio riprendere i paragrafi della Fratelli Tutti che eh, a mio parere è una grandissima visione sulla quale dobbiamo ancora, eh, che dobbiamo far nostra e dobbiamo, eh, con cui dobbiamo anche operare delle scelte. Eh, perché è un una delle è l'altra un'esortazione, eh, però contiene anche tante indicazioni. Penso all'Evangeli Gaudium, ancora facciamo tanta fatica a pensarla come eh, viverla, a viverla, pensare sol soltanto al fatto che eh, dobbiamo metterci in mezzo alla gente e, e parlare a tutti del Vangelo, eh, quando tendenzialmente. Quanti noi pensiamo, vabbè, questa è la roba che fanno i preti? Oppure diciamo così, gli addetti ai lavori? Tendenzialmente, a me, se capita di dire qualche cosa, non mi nascondo, però mica è problema mio di eh, capire gli altri e, di, e, di, e di, di interrogarsi, ma io che cosa ho da dire a loro? Che, perché il Vangelo che ho dentro la luce? Perché come faccio a metterla in alto? No? Ecco, e tra tante indicazioni da fratelli, tutti. Eh, C'è l'amore politico, eh, con direi la grande libertà eh, di Don Tonino Bello, Antonino Bello era, mh, appunto, era irriverente tra virgolette, nei confronti del potere politico, anche graffiante, eh, non, eh, mh, non classificabile, eh, cosa che appunto... Eh, Diciamo, lo, lo rendeva per certi versi anche un personaggio complicato perché appunto giustamente non era classificabile, era uno che amava i poveri, punto e basta, quindi le, il problema è chi, chi li aiutava e chi non li aiutava, eh, chi stava dalla parte loro e chi non stava dalla parte loro. No? Eh, ecco, l'amore politico, due cose, uno è, è nel fratelli tutti è, 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 è necessario. Cioè, non è un, un auspicio, è necessario. Una delle, del, adesso non ho portato il testo, una delle, in uno dei paragrafi dice: Guarda, tu non puoi dare soltanto i soldi a un povero, gli dai il lavoro. E l'amore politico è, se tu vedi alcuni esempi, tra cui anche appunto quello del lavoro, se tu vedi quelli che devono attraversare il fiume e bagnarsi, devi costruire un ponte. Cioè non boh, vedi, forse, senti, ti a qualcun altro, devi costruirgli un ponte, e al popolo che ti dice, devi dargli lavoro, cioè fa parte della stessa carità, fa parte dello stesso amore, mentre molte volte noi purtroppo un po' lo dividiamo, e finiamo per essere assistenzialisti da una parte, è una politica, diciamo così, vergognosamente lontana dalle... Dal, dal motivo per cui fai la politica cioè la gente cioè il, la polis i, i problemi delle persone no? eh, per cui diventa totalmente un'altra cosa allora a mio parere effettivamente il, Fratelli Tutti l'esempio di Lontonino nell'accoglienza no, Lontonino eh, vi, visse eh, così la, quello che eh, era o parliamo appunto di 30 anni fa, eh, di più di 30 anni fa, oggi ancora eh, ci sembra che dobbiamo, eh, dobbiamo forse affrontare il problema dell'immigrazione, eh, io vi informo che ancora prima o poi dovremo seriamente fare una politica migratoria eh, per l'immigrazione, che non sia quindi soltanto una politica di sicurezza, ma che sia una politica, una politica, Mentre tuttora abbiamo soltanto la politica di sicurezza circa l'immigrazione, che è una follia, perché chiaramente riempie soltanto, diciamo, per far credere che il problema è difendersi, quando il problema è gestire e anche chiaramente che ne abbiamo bisogno. Questo è noto con l'ipocrisia, il fatto di pensare che, che perché se, se tutti quanti le badanti tornassero nel loro paese. Mm. Vorrei sapere che cosa succede nel nostro Paese. Parlo dei patati, che è una delle categorie che devo dire anche molte volte diciamo così. Eh, anche quella per la solamente noi abbiamo un bisogno estremo e ne avremo un bisogno ancora più di più. Perché speriamo di campare, campare e camperemo, che, che comunque sia, la demografia è quella, e quindi saremo, saranno sempre di meno quei poveracci che, devono, che possono pre prendersi cura, quindi o diventiamo davvero gli scartati e lo, lo diventiamo ne necessariamente scartati, perché non c'è nessun incarto, non c'è più la carta per incartarci, per cui siamo del, del tutto cose che, cose che diciamo antieconomiche. Eh perché poi diventa un investimento, eh, diciamo, incartare, non so come per, lo dico, per dire l'opposto dello scarto. No? E, le, le, allora l'amore politico, eh, per cui potremmo dire, non basta che tu di per sé anche dai, dai accogli, salvi la vita, che va salvata, io ripeto, qualcuno c'ha qualche dubbio al riguardo, eh, mi dispiace, diciamo... Non dico soltanto le leggi del mare, non dico soltanto così un po' di umanità, ma comunque il nostro signore, eh, chiaramente eh, siamo giudicati proprio su questo, quindi proprio insomma, sfacciatamente dire che, che, che si può non fare non lo possiamo accettare. Eh ero forestiero ma hai accolto, punto, diciamo, è, è statutario per noi, fa parte del, 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 delle indicazioni di fondo, no? non, non è che io salto all'opera all di misericordia successiva. No? E, ecco, l'amore politico è dire, caspita, è possibile che noi ancora abbiamo, non abbiamo un sistema di accoglienza che garantisca i ricongiungimenti familiari. Se faccio per fare un esempio, eh, uno dei problemi più grossi che abbiamo, in Italia e in particolare anche a Bologna, sono tutti ragazzi che lavorano, che quindi mandano avanti, altrimenti non andremo avanti e non hanno la casa. Sono in regola e non hanno la casa. È una follia, no? Eh, eh, siamo andati all'Interporto, io consiglio di andare all'Interporto, ci manderei anche tanti che, che hanno un po' di paura e se nell'Interporto non ci fossero il 90% dei lavoratori credo che siano stranieri e se non ci fossero se non c'è l'interporto non funziona niente eh? cioè vuol dire che la roba non arriva mh, nei negozi vuol dire che si blocca una parte fondamentale del, 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 della vita che permette quello che, per, del, che permette la vita del, del, del comune ordinaria ecco. quindi se forse riusciamo a fare un po' di amore politico, che significa anche fare un po' di, eh, di politica, eh? e, però anche l'amore. Non ci possiamo accontentare, ma ah, io gli voglio bene, ma se tu non gli dai lavoro non gli vuoi bene. Diciamo, questo è a mio parere, una delle. Era diciamo, la scelta esigente molto forte di Lontonino ed è uno dei pezzi di, delle, delle parti della fratelli tutti che ci inguaglia parecchio perché ci chiarisce che non possiamo essere non pensiamo accontentarci assistenzialismo che dobbiamo farlo eh, attenzione perché poi se no ci diceva così almeno risparmi pure sulle lemosina. no no tu devi dare l'elemosina e dopo di che dai lavoro eh? mentre parlava eh, ha fatto l'esempio delle badanti infatti ho avuto questo, questo flash che era quello di un, immaginare un futuro distopico in cui per 48 ore nell'interporto spariscono tutti i lavoratori che sono esattamente eh, tutti i migranti che lavorano e che, che sono accolti oggi a Bologna o che sono anche usciti dai sistemi di accoglienza ma che continuano ad avere un lavoro lavoro che arriva via Whatsapp e che in 365 giorni ha 340 rinnovi di contratto, questo per darvi la misura di che cosa significa concretamente, quindi è difficile prendersela con, eh, con questi scartati come se fossero un nemico, non sono oggettivamente un nemico perché purtroppo so, vivono in condizioni in cui sono completamente privati dei, dei diritti. E... E sul salvataggio degli esseri umani, eh, che ovviamente in un contesto come quello del, eh, in cui ci troviamo oggi ha, ha una, una chiara eh, provenienza eh, dal Vangelo, c'è anche un sistema di diritti internazionali che, che prevede eh, delle, dei diritti che sono universali, proprio perché appartengono a ciascun essere umano indipendentemente dal paese di provenienza dal, eh, o dall'ISE, del nucleo familiare, a volte ce ne, ce ne dimentichiamo di questa cosa. E, e sul lavoro mi chiama nozze, nel senso che noi siamo all'interno di uno spazio che era la cattedrale dei poveri di, di Don Orinto Marella, all'interno della sua prima città dei ragazzi, e cos'è che ha reso poi veramente grande questo testimone bolognese eh, nel, nell'essere così stato così tanto amato nella città, cioè lui non faceva la beneficenza, lui non, non elargiva eh, dei soldi, lui ha cominciato a capire che il passo successivo, eh, dopo dare, eh, aver dato appunto un'accoglienza materiale, dopo aver dato delle risorse per sfamare i bisogni primari no, delle persone, era creare delle condizioni per liberarli da una condizione quasi di schiavitù della benevolenza degli altri e cioè l'unico modo per rendere veramente liberi i suoi ragazzi, i suoi piccoli che erano i più scartati di tutti perché quelli che arrivavano a Don Marello e quelli che non voleva proprio nessuno davvero era costruire delle condizioni perché attraverso la formazione e il lavoro si rendessero indipendenti e quindi potessero essere dei cittadini liberi e dei cristiani anche impegnati. Aggiungerei soltanto su Padre Marella la formazione, cioè mm. l'educazione, perché uno diciamo, imparasse per dare dignità, diciamo così, con il lavoro, eccetera. E, sì, è, è proprio questa diciamo, la differenza tra l'assistenzialismo. Che è compiaciuto, cioè alla fine mh, e lo fa, e davvero lo fai più per te. Ma il problema, è, certo, lo fai anche per te. Eh? Non so se per acquistare punti premio, eh, mh, non so se valgono. Ecco, questo mi viene il dubbio. che diciamo, come io tra eh, non, Ho paura che non valgono eh, come punti premio. Poi insisto, sì, meglio un punto premio comunque sia, diciamo, lo tolgo, lo tolgo, gli do qualcosa. È meglio questo che non far niente. Beh. Però appunto il, il discorso del, dell'assunzione dell'altro, il fatto che potevo, poi se la vedeva lui, finché non, finché non torno per, per vedere che stai bene, cioè per, per renderti autonomo, tu, per, per darti una possibilità che non c'hai eh, eccetera. E, sì. e penso che anche qui se avete parlato di la pira, per esempio la pira l'amore politico c'era tantissimo, eh. caspita. Eh, Qualcuno ha detto che è l'unico e ultimo vero piano casa che lo fece Fanfani, ma perché la Pira gli aveva fatto una testa così che doveva andare per forza il problema della casa, che era il problema, eh, non soltanto a, a, a Firenze, Risolotto, eccetera, no? ma eh, proprio il problema della, della casa, cioè era, era un uh, uscirà tra poco anche un uh, curiosissimo carteggio fra la Pira e Andreotti che uno dice insomma caspira diciamo così potrebbero essere due mondi tendenzialmente così non c'era e Andreotti che in maniera poi lo sa però che eh, capiva che c'erano delle, delle intuizioni che erano molto concrete non è che la, è che la pira sognava c'è, però perché sognava e era un mistico anche lui che però appunto aveva anche diciamo così delle molte concretezze per cui è la Pila che gli fa fare appunto le le costruzioni delle case di un intero quartiere, perché bisogna dare la casa agli operai, no? e sulla capacità della tenacia di Lapira. Ne abbiamo parlato due settimane fa sulla sua capacità di scrivere infinite lettere come quelle migliaia di pagine che ha scritto a Paolo VI, senza che Paolo VI abbia mai risposto, abbiamo scoperto, ma le ha sempre lette tutte, eh, insomma ne abbiamo parlato. Chiudiamo con, con queste pietre di scarto. Eh, Don Tonino scrive proprio agli scartati che l'avvenire è ai piedi scalzi e voleva intendere appunto che il futuro lo costruiscono i poveri e scrive agli scartati, a voi che non contate nulla agli occhi degli uomini, voi davanti agli occhi di Dio siete grandi, perché mi rivolgo a voi. Eh, perché sono convinto che il rinnovamento spirituale può partire solo da coloro che non contano nulla, quindi dagli ultimi. Questa è una delle cose su cui insiste Papa Francesco, che però viene vista, purtroppo, se, se, eh, diciamo, eh, come se il problema dei poveri sia un pallino, diciamo così, sia, diciamo, una, eh, a parte che sia antagonista, eh, come se tra virgolette i poveri, quindi il sociale, sia antagonista allo spirituale. E eh no, è fondamentale che se, se, oh, è eh, eh, sempre, sempre la lettera di San Giacomo, eh, la sapienza della Chiesa, no? È Crisostomo, tu è l'unico che ha i piatti d'oro, tu devi avere un cuore d'oro e, e lo incontri nei poveri Ma insomma è proprio la sapienza Chiesa. ma poi quello che ci ha detto Gesù. Qualunque cosa che farete con questi riferimenti è fatta a me. Quindi è più chiaro di così. E non è che così in maniera simbolica, no? ma che avete fatto dà, da bene, cioè le opere, non è che sono auspici, sono le opere di misericordia. Eh, Papa Francesco Direi che rimette alcune priorità. E se eh, non è la Chiesa, come eh, sappiamo dal, dal, dal Concilio, da Giovanni XXIII, eh, di tutti, particolarmente dei poveri, o quella che sembrava una roba a fondo un po' latinoamericana, l'opzione preferenziale dei poveri, vabbè, ma quello è una roba così per, per gli appassionati eh, dell'America Latina. Ma è il Vangelo non è un problema del, così esotico, è il Vangelo, cioè che sia per la Chiesa, perché sia di tutti, deve essere dei poveri. Quindi la, la preoccupazione dei poveri, eh, faccio degli esempi, anche quando voi avete visto che Papa Francesco ha chiesto di... Dedicato due domeniche, quella appunto dei poveri e quella della parola. E io, non è un casuale che sono queste due domeniche su cui lui ha insistito. Perché se c'è la parola ci sono anche i poveri, no? E io trovo ancora quel discorso che ci ha fatto quando è venuto della visita a Bologna delle tre pane. pane pa Pa, pa, pane parola, poveri, parola, e no, parola poveri, bellissimo, cioè in cui le tre P si sovrappongono, si uniscono, sono una richiama l'altra, no? tendenzialmente c'è una resistenza in fondo in cui il problema dei poveri è di quelli che fanno il volontariato, non è un problema mio se tu sei cristiano è un problema tuo, non è un problema di quelli che, se tu c'hai il genio di fare il volontariato, diciamo così, oppure che tutti i cristiani devono essere volontari, ecco, se volete mettere proprio su una categoria che appunto non mi ha mai attratto, come cosa che poi fa sentire molto buono chi fa il volontario, e il padre non faceva volontariato, ecco. Cioè, costruiva una famiglia, si pensava insieme, ricostruiva quello che, quello che non c'era, li faceva sentire a casa, viveva con loro, non è che prima poi di volontariato poi si andava a casa sua, no? eh, è amore, è un'altra cosa, no? ecco. eh, sì. per cui mi sembra che, che quello che così eh, in qualcuno appunto sembra eh, una, eh, una insistenza eh, eh, diciamo di di, eh, di, di, di di Papa Francesco in realtà ci aiuta a vivere il Vangelo San Francesco e non è appunto San Francesco è l'uomo del Vangelo è è tanto che appunto è, 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 è diventa talmente, talmente Cristo da portarlo nel, nel, nel proprio corpo no? eh, però appunto non è che eh, diciamo perché è evangelico, ci aiuta, ecco, mi sembra che anche le, le parole, le indicazioni, le priorità, non è tutto uguale. Non è tutto uguale. Nel eh, Vangelo non è tutto uguale: delle cose che vengono prima, le altre vengono dopo. Nel Vangelo di alcune cose non se ne parla e se, se le capiamo se, se, se eh, viviamo appunto. La, e e dottorino Bello direi che. Su questo primato, eh, che ne so, la pace appunto, il, i poveri, no? la parola, la preghiera, aggiungerei, no? un uomo davvero di tanta preghiera Beh, insomma, ci aiuta tanto a essere cristiani. Questo è un po' il problema, che poi è, è, il, vero, è il vero problema. Insomma. Grazie mille. Allora, direi che. Grazie. <ride> Grazie. Allora. Una piccola appendice no, più, anche perché la voglio sapere anch'io. Più che, che piccola cosa... perché poi... Allora, io devo no, chiedere anche la sua complicità perché mi deve convincere Don Domenico ehm. a raccontare pubblicamente le sue serate scatenate da giovane sacerdote che partecipava a no, no adesso continuo la troppo, frase e sarete tranquilli, una, una tranquillizzati. Ragazzi, se no ci io, ho detto però ragazzi se no tirano fuori comuni. Tu, la, la tua conoscenza con Dottorino Bella. Ma poi è una conoscenza relativa, perché lui era al seminario dell'Onarmo e ci trovavamo con lui soltanto a scuola durante le lezioni, ma lì era vivacissimo, veramente, anche. Direi anche, noi avevamo il professor Zardoni, che era piuttosto temugno, ecco, ma lui faceva un dibattito proprio con, con il professore, con una forza, con una violenza, eh, con la sua cattiveria quasi, ecco. eh, cosa che poi ha manifestato poi sempre nella sua vita, ecco. quando vuol dire le cose non, le, non, non la rimandava nella sua di... lingua. Ecco. Io mi ricordo anche una lettera che ha mandato a Dindolo Montanelli no? perché aveva accusato eh, Monsignor Bettazzi che, perché invitava all'obiezione alle armi e allora aveva scritto proprio sul Corriere della sera una lettera pesante ecco nei confronti di Bettazzi e allora Antonino ha scritto una lettera non ha mandato a dire eh. mi dispiace però lei non capisce un bel niente siamo proprio siamo disgustati della sua del suo articolo sulla sul Corriere, ecco lui usava un linguaggio sempre piuttosto vivace, ecco anche per... Eh, e anche eh, con, eh, con i preti diceva, eh, oh, che credibilità hanno, siete credibili quando fate l'Eucarestia, se non avete, non avete capito l'Eucarestia è eh, poi amore anche verso i poveri. Eh, eh, usava, usava sempre delle terminologie piuttosto forte perché assieme come alla, nelle sue lettere poi c'è quella poesia che è straordinaria quando anche ha fatto quelle, quelle direi sulla Madonna ha fatto un proprio direi ha ricamato ecco la vita de, di Maria ecco. ma e direi che eh, Bisogna leggere le sue lettere, ecco, per, per andare per conoscere Don Tonino. Che... E poi bisogna convincere Don Domenico a scrivere le sue memorie. Ma non c'entra niente con questo video. No, sera. no, c'entra, c'entra. Don Domenico ha attraversato la storia. era mentre veniva pronunciato il discorso alla luna, era lì Coller Caro, eh, era lì tra Don Giovanni Franzoni e Don Elder Camara, no, in quei no, giorni in cui si scriveva la storia no, del così, come se fosse. Nobel. No, no, stasera sì, però, sono cose importanti da lasciare. Grazie nonno Domenico. Buonanotte a tutti.